Sopra ci mettiamo dei cannoni che puntano verso la tua casa. Come dei cannoni? Ah, ce l'ho filavinco questa volta. Questa volta, certo. Io butto un asso di quadri. Pam, sfondato. La vittoria. No, non mi va bene questa cosa. Non mi va bene, Celofi. Non mi va bene. Non è possibile che vinci sempre soltanto tu. È impossibile. Non è possibile proprio. Io il bleccone non posso perdere così tante volte. Tieni le tue stupide carte. Adesso tu non sai che cosa faremo oggi, Celofi. Cosa? Oggi noi ci sfideremo a costruire le case. Sì. Va bene, accetto la sfida. Vediamo. Potremmo fare, non so, pro contro noob. Che ne dici, eh? Sì, facciamo quello. Va bene. Io faccio il pro perché io sono, lo sai che sono bellissimo. Guarda che bello che sono. Fantastico. Tu sei un nabbo. Va bene, vedremo. Farò la casa più nabba che esista, non lo so, vediamo. Tu non sai come la farò io la casa. Sarà molto molto bella. Allora, abbiamo un po' di tempo e io direi subito di iniziare. Vai, stai partendo. Già mi sto cominciando a partire io qua, a prendermi i blocchi, quelli migliori dei pro, ovviamente. Io devo essere un nabbo. Tutti i nabbi fanno la casa di terra quando iniziano a giocare a Minecraft per la prima volta, no? Infatti, quindi... ovviamente, cioè, se tu giochi a Minecraft per la prima volta vuol dire che sei nabbo, cioè, ovvio, frate. Levati, suino. Suino! Se mai i nostri fan vorranno altre sfide di case, magari arriviamo a quanti like, Celofi, secondo te? Vediamo. Facciamo 50 like. Spollicciate per questo video. Non dicevo spollicciate dal 2012. Spollicciate di mi piace e cecce. Se a 100 like facciamo la seconda parte. Sì. No, facciamo 50, dai. Spollicciate, ragazzi, 50 like, condividete con i vostri amici e parenti, anche con la nonna. Parenti, compari, nonne. Sì, sì. Ma soprattutto quelle nonne. Visto che ci siete, passate anche dal mio sito internet, e qua non sto scherzando, dovete farlo perché c'è il gruppo Telegram e Discord, lì faccio i video, gli eventi, eccetera. Adesso però facciamo una bella montagna di sterco qui, dove... Di sterco? Vabbè, sì, me lo dici così proprio. Sì. Perché i nabbi... Perché brucia? Oddio, già brucia, perfetto. Ah, no, perfetto, bene. Ti da... va fuoco alla casa. Non so che sto facendo. Però lo faccio in modo convinto e sicuro. Ma perché i nabbi, com'è che tu hai costruito la tua prima casa su Minecraft? Con la terra. È con la terra, però almeno ero più decente. Guarda qua che stile, però. I mattoncini di terra. Uno stile, guarda, di quelli impressionanti. Tutti storti, poi così cos'ha. Ma è giusto, perché deve far schifo proprio. Deve essere esatto, così nabba. Proprio. Ah, vedo che stai facendo un quadrato. Bruttissimo. Sì. Infatti, fratello, perché tu la conosci la regola. Non è quadrato, non è rotondo. È la merenda più gioco del mondo. Io sto cercando i blocchi più schifosi che esistano. Oh, tipo, qua. Qualcosa di orripilante. La diorite, che in sta versione è uno schifo proprio. Vediamo. Ok, allora, io già sto cominciando, la mia casa sta cominciando già a prendere forma, e questo già è molto molto bello. Allora, bene, la mia è tutta in forme. Beh, oddio, non fa neanche così tanto schifo in realtà. Però infatti, adesso vedi? Ci devo mettere una bella porta. Ah, ecco, sapevo che esisteva. Adesso io so cosa fare io. Ale, guarda, non si vede neanche. Allora, adesso prendiamo door. Perché dobbiamo trovare una porta proprio da parola. Oh, però vedi? Quelle... Vediamo un po'. C'è un pilastro di terra? Ecco, aggiungiamo una sfida extra. Saranno gli iscritti, potevamo dire all'inizio del video, ma saranno gli iscritti a decidere chi avrà vinto. Lasciate un commento. Dovremmo fare tipo un sondaggio, vabbè, è troppo complicato. Commentate, insomma, nei commenti chi vince secondo voi e punto. Fine, ok? Bravi. Oh, io sono molto soddisfatto del mio schifo. Ma perché l'hai finito? No, però sta venendo bene. Ah, ok, mi stavo spaventando, dico, perché avevo paura un attimo, cioè, un attimo paura dicendo, frate, ma che hai fatto? Hai finito di già? Ma di già, frate, cioè... Ho fatto una torre, certo, manca il soffitto, ma io ho fatto una torre. Qua ci mettiamo una roba così brutta. Sopra ci mettiamo dei cannoni che puntano verso la tua casa. Come dei cannoni? Purtroppo non possono... Non possono sparare, bisogna usare l'immaginazione. Va bene, allora io ti butto i missili atomici, ok. Non credo esistano. Però io ci ho messo i cannoni, così che spareranno verso la tua casa in modo immaginario. Oh, io devo dire che sono molto soddisfatto. Ci mancano delle fence. Ma l'hai finita? No, okay. No, non l'ho finita. Sono soddisfatto. Cale, come si diceva? Stairs. Stairs.
Dipende, oppure ladder, quelle verticali. Comunque qua metto del filo spinato perché non si sa mai. Fa figo. Siccome comunque il noob è uno scarsone, le fa brutte proprio, non usa neanche le scale per farle. Infatti le fa con le scale quelle là normali. No, ma neanche quelle, usa i blocchi proprio. I blocchi proprio di terra proprio. Sì. Oh, che capolavoro assoluto. Ah, guarda che bello. Fa vedere. Vediamo, vengo questa, un po' a visitarti. Questa... No. Bella. Aggiungiamo dei dettagli extra. No. Va bene, dai. Però hai fatto un bel lavoro, molto pro. Sta un po' andando a fuoco, però. Vabbè, contento te. Vabbè. E purtroppo non c'è perché tu sei un nub, vedi? Non te lo meriti. I nubi lasciano sempre l'acqua così, che scorre in modo schifoso. Vai, perfetto. Infatti. Questo è il mio fossato d'acqua. Proprio funzionerà di sicuro, eh. Ma che fossato è, Dio? Vieni a vederlo, proprio... Ma che bello! Sì. Funzionerà sicuramente. Vai, lo lascio pure così. Sì. Lascialo proprio così. Perfetto, qua ci mettiamo un boom. Sicuramente molto funzionale, Cielo, ovviamente. Sì. Credo di aver fatto un gran bel capolavoro. Ora però dobbiamo cominciare ad aggiungere i dettagli, che sono la cosa più importante. Tipo, una fornace, perché anche se il nabbo è nabbo, una fornace ce l'ha, ma la mette là sopra. Perfetto. Una crafting table, questa la possiamo mettere qui, dai. The chest, cos'è questo? No. Un po' di qua, un po' di là, così vai. Però il nabbo allo stesso tempo è un grandissimo gamer, quindi ci mettiamo dei infatti tavoli. Gioca ogni giorno a League of Legends. Esatto, gioca un sacco a League of Legends. Mettiamo qua, sì, gli mettiamo il computerino, qua gli mettiamo questo. Oh, il computerino, ma quindi c'è proprio Zeb 89 dei suoi periodi d'oro? Sì. È proprio uguale. Non sapevo che Zeb 89 fosse un nabbo su Minecraft. L'ho saputo ora. Figa, che figata. Guarda che lui una volta si è giocato a Minecraft, credo, contro quei due sul server, 30 anni fa. Sì, vero. Gli mettiamo la sedia da gaming schifosa, anche questa di terra, tipo. Qua ci mettiamo una tortina. Adesso ci mettiamo dei cartelli in giro, perché i nabbi mettono sempre cartelli in giro, tipo, vediamo, ciesta dei materiuli, tipo allora, quelli che trollava Lion 10 anni fa che scrivevano male. Poi qua ci mettiamo scalle allora, verso il su. Adesso dobbiamo mettere un pochino di roba esterne, tipo qua c'è un buco, ci metterei tipo cui e sploso. Creeper. Scrivi Clepper, per favore. Così. Clepper. È da mega noob sta roba, guarda qua. Ma che bella. Sì. Poi ci salto un po' sopra, tanto per... Perfetto, adesso è proprio il top. Cosa ci si può aggiungere? Cielo, ti devo fare un bel regalino. No, perché? perché tu me l'hai fatto prima a me, te lo meriti. Vabbè. Un'altra cosa che fanno sempre i nabbi è scavare dritto per dritto... E trovare la lava, quindi facciamo un buco della morte con la lava, perfetto. Però così mi stai spoilerando tutta la casa, non va bene. E vabbè, anche te mi stai spoilerando. Ma perché vieni te qua in casa? Vabbè, ogni tanto, giusto per vedere un po' che fai. Vabbè, io sai che ci metto? Ci metto Aerobrine, poi ci scrivo tipo Aerobrine. Poi ci mettiamo, non so, una faccia arrabbiatissima. Ok, facciamo così, perfetto. E adesso abbiamo il divano a 1000 chiazze. Chiazze, non piazze. Ah, no, ma perché sì, non si diceva chiazze. Ma che chiazze? Ma che vuol dire chiazze? A Pua, intendi? No. Piazze si dice, piazze. Nel senso davvero. Che, nel senso che ha mille cose. Se ha più posto vuol dire, si dice piazze, non chiazze. Ah, più piazze. Ah, io per tutto questo tempo della mia vita ho detto chiazze. Ma che chiazze? Ci hai versato sopra il caffè. Vabbè. Sì, le chiazze di caffè, frate, quanto è buono il caffè. Io sono sicuro. Adesso bisogna creare... il nubo. Bene, qua direi che ho completato, ragazzi. Vi faccio vedere le ultime aggiunte dopo, quando facciamo il giro insieme a Black. Anche lui è finito. È finito? Ok. Sì, ho finito. Quando vuoi, iniziamo dalla mia o iniziamo dalla tua bruttissima casa? Vai, iniziamo dalla tua. Allora, come vedi, qua intanto giriamo un secondo. Lascia stare qua che vanno a fuoco, è normale ovviamente per noi però. Ma io ti devo dire che hai messo le robe tutte storte, c'è la lava che cola. Questo da un pro come te non me l'aspettavo. Ma secondo te i pro sì. Si fanno questi problemi? No, ovviamente. È ovvio che rimangono in quel modo, cioè devono rimanere proprio così, perché proprio i pro sono il meglio dei meglio. Comunque poi in questo allora apri. Wow, che figo.
super allora, tecnologico. Poi c'è praticamente questa, che in pratica è la cucina, ovviamente è molto tecnologica, molto easy, molto c'è figa. Un divano. Poi qua abbiamo un divano a 69.000 chiazze. Sono piazze, non chiazze. Non è mica una piazze. Zebra, un non so cosa, un leopardo. È un dinosauro. Una giraffa, è un divano. Un dinosauro. Allora, poi qua abbiamo la mia bellissima doccia, perché io qua ovviamente mi lavo come i veri pro nella lava. Ah sì, vedi. Certo, sì, sì. Sì, 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 infatti. E qua abbiamo tutti i regali che ovviamente il popolo mi ha dato per le grandi imprese che ho fatto. Ovviamente. Il popolo. Sì, okay. Sì, sì, il popolo del nessuno. Guarda, ecco. Guarda là fuori. Non c'è nessuno da nessuna parte, ci sono i maiali. Ma infatti lo vedi che bel popolo, proprio che mi ascoltano tutti. Questo è un letto a 70.000 chiazze. Questo qui. Basta con queste chiazze. Ok, qua abbiamo due shulker box, ovviamente che ha il pro. Ah, giustamente. Poi oltre a questo abbiamo le lampade, il cubo di Rubik per ricordare Gabby. Sempre, tutto disordinato, sì. Ok. Infatti. Perfetto. Basta, questa è la casa. Secondo me è migliore la tua, eh? No, troppo incasinata. La mia è incasinata perché è fatta apposta. Però vieni, è comunque più stilosa. Ok, vediamo. Allora, vediamo la parte di fuori. Allora, vediamo. Fuori. Fai parlare a me, tu hai parlato, adesso parlo io. Qua ci sono tutte le cose che fa un nabbo, tipiche, tipo cadere e schiattare nella lava, normalissimo. Buttare. Come si chiama il cartello? Qui si cade e si muore, non cadere. Capito. Poi c'è l'acqua buttata in giro come fa un nabbo perché non la sa mettere bene. Il grano che non cresce, è tutto storto, messo male. Qui è esploso creeper. Eh sì, è successo, quindi lascia sul buco. Sì. Vabbè, non c'è tanto altro. Se non il fatto che devi trovare l'entrata. Dov'è l'entrata? È nascosta. Non devi rompere nulla, ti do questo indizio. Casa mia bella. Ah, l'hai trovata, perfetto. Ok, bravo. Nubbo. Ecco, qua c'è Nubbo. Oh, ok, allora, Erobrin. Qua c'è una statua di Erobrin, il temibile, tutti i nabbi lo temono. Qua c'è Ligoflezzo. Sì, esatto. C'è il suino buggato, che prima non c'era. Ok. Qua ce n'è un altro. C'è pieno di maiali in casa sua. Stava mangiando una zuppetta di qualcosa mentre giocava a League of Legends, giustamente. E poi ci sono delle ceste dei materiuoli, e non ovviamente. Ne ha perché ovviamente è povero, tutte vuote. Esatto. Non perché sono stato pigro, non ci ho messo nulla. Scale verso il su, va bene. Secondo me potevi mettere scale verso il sium, perché secondo me poteva dare più. Sium. Sì, 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 infatti. E poi qua c'è il supereroe preferito da tutti, Calabrese Man. Eccolo, che dal tetto ammira e balla. Ma che bello com'è dal tetto, guarda. E ovviamente qua sopra ci saranno tutte le armate di noob che saranno contro la casa. Che sparano contro casa tua, esatto. Se vuoi ti faccio vedere anche come funziona. Guarda, ti spiego. I noob si metteranno qui e con i loro axolot gun faranno tipo forse un po' più da vicino, però faranno pium e poi spam, capito? No, mi stai spaccando la casa, spacco io. E faranno proprio così. No, vabbè, la mia casa era di terra, quindi non ha resistito nulla. Te la spacco. No. Il calabrese. Calabrese, no, suino. Le scale però stanno resistendo, eh. No, tutti i miei suini, League of Legends, tutte le mie skin. More. No, vendetta. Fai, no, guarda che ti sparo, eh. Vieni qua. Terribile vendetta. Vieni qua che ti spacco di brutto. Ti spacco io. Madonna. Ti spacco io. Mi sa che non possiamo colpirci a vicenda. Fermo. Allora, Cherofi, guarda, qua c'è colui a cui abbiamo copiato il video. Secondo te se lo spariamo... E ancora una volta, PAM, ragazzi. Va bene, dai. Direi che possiamo concludere. L'abbiamo fatta, Simone. Bene, ragazzi, direi che possiamo concludere qua. Ringrazio Black per avermi fatto partecipare, anche se in realtà tutto questo mod, perché tutte le cose le ho fatte io. Comunque, ok. Tanto Lion è morto di nuovo là dietro. Ok, quindi noi ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video, passate anche dal suo canale e ciao a tutti! E qua, te spacco!